Let's go! Benvenuti ovetti, nell'ultimissimo episodio di Pokémon X Randomizer Nuzlocke. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto i Super 4 e in questo episodio andremo ad affrontare la campionessa della regione di Kalos. Ma prima, credo di dover dare l'onore di cominciare questa battaglia a Diana. Quindi, andiamo subito nell'ultima sala. La sala della luce. Benvenuto. Io sono Dianta, la campionessa. Ah, ma noi, se non sbaglio, ci siamo già incontrati a Luminopoli e a Temperopoli, vero? E così tu sei quello di cui mi ha parlato il professor Platan. Tu e la tua squadra avete fermato il Team Flare. Grazie, avete salvato tutti noi. Dovete essere davvero straordinari. Non vedo l'ora di sperimentare di persona di cosa siete capaci. E cominciamo la battaglia finale. Siamo contro un Gyarados, quindi andiamo con Fulmine! Per 4. Direi che è andata bene, almeno il primo Pokémon. Lei, se non ricordo male, ha 5/6 Pokémon. In realtà si è visto prima, però ero leggermente distratto. Ma non importa, adesso manderei in campo Joltik. E chi meglio di Hexagonion per affrontare Joltik? Tanto perché mi andava di usare un po' Zygarde, perché non so se riusciremo ad utilizzarlo contro qualche Pokémon di Dianta. Comunque, prevedo qualcosa, ossia prevedo che molti di voi siano delusi dal fatto che io ho scelto di portare Zygarde al posto di Flygon. Hai comando scudo? Ok. Nella Lega Pokémon, tuttavia... Oh mio Dio! Potrebbe essere pericoloso, meglio usare Gran Fisico. Andiamo! Sì, lo so, ho appena detto che un Joltik potrebbe essere pericoloso. E a Mega Corno, ho fatto un sacco bene a potenziarmi la difesa, a quanto sembra. Altalena aumenta il suo attacco e diminuisce il suo attacco speciale. Ok, dovrei però essere abbastanza forte da poterti fermare con un Drago Furia! Ciao ciao, Joltik! Perfetto! Incredibile che un Pokémon leggendario si sia trovato in difficoltà contro un Joltik, ma ehi! Ora, contro Onix, mandiamo in campo Viper! Adoro questa host. Seriamente, è stupenda. Comunque, vi ricordo che anche dopo la battaglia finale contro Dianta, non abbiamo ancora finito. Ci sono ancora altre cose da fare che noi faremo... dopo Dianta, o meglio, c'è solo un'altra cosa da fare e poi finirà completamente il let's play. Quindi, tanto per avvisarvi, vi ho avvisato. Allora, Gengar potrebbe essere la sua mega evoluzione? Se può esserlo benissimo, perché lei ha una mega evoluzione, quindi mando Pleiades, dai, tanto perché mi va. Pleiades! Spero che non abbia mosse ghiaccio o mosse drago, altrimenti sono tipo finito. Vi ricordo che più della metà del mio team è debole al ghiaccio, quindi devo stare un po' attento. Gengar è più lento di me, quindi andiamo con Surf. E no, non è lui la sua mega, non perché non si è mega evoluto, ma per il livello. La sua mega evoluzione è di livello 68. Lopunny, sai che ti dico con Lopunny? Mando in campo Bananasaurus, anche perché gli unici due Pokémon che non ho usato ancora sono Lares e Bananasaurus. Mi sembra brutto non mandare in campo un Pokémon durante l'ultima battaglia. Quindi andiamo con Ali del Fato, anche perché Lopunny è più veloce e usa Riccio il Scudo. Fortunatamente noi siamo attaccanti speciali, almeno con Ali del Fato, e quindi Flazer! Non gli ho fatto così tanto, speravo di fargli un po' di più. Allora ti dico un'altra volta Ali del Fato, perché funziona, a quanto pare, questo Lopunny a falso finale.
Oh, ti sei mandata KO da sola, Lopunny. Bravissima, nice. Restore. Ok, e adesso manca l'ultimo Pokémon, ossia la sua mega evoluzione, che è Mega Scizor. Wow, perfetto. Lares, sei pronto ad usare il generatore V per concludere una volta per tutte questo let's play? Tranne per l'ultima battaglia finale dopo crediti, perché c'è un'altra battaglia. Ecco qua, Scizor, livello 68. Addio. Ah, aspetta, potrei mancare il colpo, Scizor! Ok, Victini, non deludermi. Generatore V! Finish! È per 4, se non lo mando KO, ok. Qualcuno sale? No. Il mio cuore è stato profondamente colpito dalla tua nobiltà di spirito, tua e della tua squadra. È un'emozione troppo grande per esprimerla a parole. Se non fossi stata campionessa, non avrei mai avuto questa bellissima occasione per affrontarti. Ne sono proprio felice. Tu e la tua squadra siete davvero fantastici. Ora capisco perché il professor Platan era tanto preso dai preparativi a Luminopoli per il nostro nuovo campione. Ma prima, Tonks, ti dispiacerebbe seguirmi? Eccoci, questa è la sala d'onore, baby! Ok, registriamo i nostri Pokémon. Tonks, qui verranno conservati per sempre i sentimenti che provi per i tuoi Pokémon e il modo in cui la tua squadra si è fatta onore lottando per te. Questi ricordi saranno custoditi qui per l'eternità, insieme ai ricordi di Access e di Gaia. Eccoti nella sala d'onore. Diana. Bananasaurus. Viper. Lares. Pleiades. Hexagonion. Campione della Lega Pokémon. Qualche giorno dopo, una grande folla si raduna a Luminopoli per celebrare gli allenatori che hanno salvato Kalos e il nuovo campione. Non è straordinario! Tutta questa gente è venuta qui ad acclamarvi! Voglio conferirti l'emblema di Kalos per premiare il tuo coraggio. Non ho letto. Tu e la tua squadra siete stati veramente straordinari. Ti ringrazio a nome di tutta la regione di Kalos. Grazie di cuore! Lotta con me. Voglio capire cosa significa essere un allenatore.
parte la sfida finale contro AZ, che manda in campo Silicon. Allora, lo dico subito, dopo questa sfida ci sarà quel finale. Non ho intenzione di parlare, intanto ti prego non avere non zio e colpisci con fuoco blu, perfetto. Non ho intenzione di parlare sopra la scena finale, perché è troppo bella, la devo godere anche io e non voglio mettermi a piangere mentre leggo, quindi preferisco stare in silenzio. Allora, Diana ha sconfitto il primo Pokémon, Pleiades. Beh, sì, il secondo. E se riesco, se non ho svantaggi di tipo, vorrei davvero tanto mandare in campo per ultimo Bananasaurus. Quindi andiamo con Surf. Ok. Hai un Pokémon leggendario per ultimo oppure no? Hai un Trubbish. Ok. Potrebbe essere un rischio, ma ripeto, voglio mandare in campo Bananasaurus. Tanto perché è il mio Pokémon preferito, inoltre... sì, mi andava di usare Bananasaurus. E quindi andiamo con Foschisfera. Va bene, cosa usi? Fangoonda. Ok, potrei avere qualche problemino adesso, proprio alla fine, perché mi ha avvelenato, lo sapevo. Però non importa, abbiamo Ali del Fato, non può colpirci e farci troppo danno. Foschisfera non manca, perché uso Ali del Fato. E quindi finiamola. Laser! Il silenzio cala in sala. E adesso godiamoci una delle migliori scene mai create per un gioco Pokémon. E con questo abbiamo terminato Pokémon X Randomizer Nuzlocke. Allora, intanto salve, sono ovviamente il Tonks del futuro, perché figuratevi se il Tonks che registra riesce a narrare durante i crediti senza sbagliarsi nemmeno una volta. In ogni caso, come già molti di voi sanno, di norma durante i crediti parlo dei futuri Let's Play, ed è quello che farò. Ma prima, vorrei davvero tanto darvi le mie, chiamiamole, considerazioni finali, perché questa è la prima volta che porto una Nuzlocke, anzi, una Randomizer Nuzlocke sul canale, quindi mi sembrava abbastanza caruccio parlare di come ho gestito la cosa, insomma. Magari non interesserà a molti, però riguarda anche i futuri Let's Play, quindi vi conviene ascoltare. Allora, intanto...
credo sia andata decentemente bene. A parte le volte in cui ho perso Gaia ed Xes, pace alla loro anima, non ho fatto troppi errori. L'errore in generale non c'è stato, ok? Ho avuto semplicemente sfortuna con il turbofuoco, non mi sono svegliato con Xes e quel Munchlax aveva azzardo, non potevo saperlo, alla fine non è stata colpa mia. Ho commesso invece molti errori piccoli durante le lotte. Uno di questi era il preoccuparmi troppo di tenere Diana nel team, infatti l'ho usata pochissimo dopo la sesta palestra, mi sembra, proprio per evitare che andasse KO. Però alla fine sapeva reggere il suo terreno, non so come si dice in italiano, comunque avete capito. Questa è stata comunque una bella esperienza, almeno per me. Mi ha fatto capire che, tecnicamente parlando, sono in grado di portare Randomizer Nuzlocke o variazione di Nuzlocke Challenge sul canale. Quindi se volete vedere altre Randomizer Nuzlocke o Extreme Randomizer Nuzlocke, fatemelo sapere, perché avendo già portato praticamente tutti quanti i giochi Pokémon tranne le versioni alternative, sto parlando di, non lo so, Rubino, Rubino Omega, Smeraldo, Oro, Heart Gold e compagnia bella, sono adesso più aperto all'idea di portare Randomizer Nuzlocke. Ovviamente non troppo vicine, quindi non vi aspettate, non lo so, domani una Extreme Randomizer Nuzlocke di Rubino Omega. Faccio un esempio così a caso. Allora, parlando invece del vero prossimo Let's Play, vi ho già dato in realtà un bel po' di indizi nella sezione community del canale. E lo dico tanto perché magari qualcuno non lo sa, durante i crediti di Pokémon X e Y, nello schermo inferiore ci sono alcune cose. Tuttavia non voglio mostrare lo schermo inferiore perché non mi va. In sintesi quello è. Allora, dicevo, sì, i vari indizi che vi ho già dato. Molti di voi hanno già capito che cosa porterò sul canale domani. Per chi non lo ha capito, beh, aspettate domani alle 15. È una cosa che comunque mi chiedevate da tempo e in quest'ultimo periodo ho fatto una test run in generale e mi ci sono trovato decentemente bene, tranne che per una cosa che vi spiegherò durante il prossimo video. Spero vivamente che vi piaccia il prossimo Let's Play. In ogni caso, sappiate che... ok, vi ho già detto abbastanza, quindi mi sembra brutto dirvi già altre cose. Benissimo, mi dispiace anche se non ho parlato durante la scena finale con Nazeta e Floette, però... Dannazione, scena troppo bella, seriamente non potevo parlarci sopra. È vero che ci sono linee di dialogo, però non mi andava di fingere un pianto, anche perché mi sono messo davvero a piangere durante la scena finale, mentre il Tonks del passato piangeva, perché io non ho pianto prima, mentre editavo. Comunque sì, adoro questa scena, e quando è vero che Pokémon X e Y non è affatto il miglior gioco della serie, per quanto riguarda la storia almeno, l'hanno reso molto 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 bello, almeno il finale, poi non lo so, il resto lo giudicherete voi. Benissimo, siamo già arrivati praticamente alla fine, sto aspettando che appaia il coso finale. Nel frattempo, hey, come va? Non so se questo video è un'anteprima o no. Una premiere più che altro. Credo di sì. Non lo so, deciderà il Tonks del futuro. Comunque ci terrei davvero tanto a ringraziare le persone che mi hanno aiutato a, beh, creare questo Let's Play, insomma. Quindi ringrazio nuovamente Mad Phoenix per la randomizzazione e Suppas Art per il contributo grafico. Quindi vi lascio un'altra volta i loro canali qua sotto in descrizione. Detto questo, un'ultimissima cosa prima di lasciarvi. Ho sempre pensato, non è una novità, infatti per questo sono un po' ipocrita in questo campo, che chi porta una Nuzlocke Challenge non tiene i propri Pokémon, non ci pensa due volte se liberarli o meno, e compagnia bella. Dopo aver registrato una Randomizer Nuzlocke Challenge, devo ammettere che questa cosa non potrebbe essere più falsa. Chi fa una Nuzlocke Challenge tiene ancora di più ai propri Pokémon. Ed è una cosa bruttissima liberarli e non poterli più utilizzare. Ed è per questo che volevo ringraziare tutti voi per avermi supportato per questa serie. E vorrei anche salutare Xes, Vigoroth, e Gaia, Excadrill.
E tanto per, ho controllato, non prendeva un'abilità orrenda durante l'evoluzione XS, anzi, prendeva macroforza, quindi manco a dire. Vabbè, io vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo Let's Play. See you then.